Due parole sulla posizione della città metropolitana sul problema del teleriscaldamento. Buonasera a tutti. La città metropolitana non ha una posizione sul problema del teleriscaldamento, nel senso che io vorrei solo segnalarvi questa cosa qui. Noi abbiamo ricevuto questa vostra comunicazione qualche settimana fa tramite la segreteria del sindaco della città di Torino. Abbiamo ricevuto, penso pochi giorni fa, Carla, correggimi se stamattina, la documentazione che qualcuno di voi ha predisposto e che ha inviato ad IREN con le relative risposte. Città metropolitana, però, su questo tema, ancorché sia l'ente di area vasta che coordina i comuni e tutto quanto, su questo tema non ha una competenza specifica. Siamo anche noi, come si può dire, azionari di IREN per il 2,5%, quindi abbiamo po un pochino, poca voce in capitolo. Quindi io posso rimanere con voi qualche minuto perché arrivo da una riunione e poi devo andare ad Alpignano ad aprire il ponte, che è un altro problema abbastanza importante. Aprono il ponte, alle 22 questa sera si apre il ponte di Alpignano, dopo mesi che era chiuso. Quindi, se ci sono delle cose che si vogliono dire o dei documenti che mi volete consegnare, va benissimo. Io mi posso prendere l'impegno e mi faccio tramite di consegnarle al sindaco di Torino, che è lui la persona che in qualche modo è referente di questo tema. Non è qui perché l'ufficio non è qui, ma è a Palazzo di Città, e di conseguenza quello che posso fare questa sera è questo, ecco. Vice Sindaco Suppo, Fabrizio Maffioretti, Presenza Italia, posso farle una domanda? Lei ha parlato del 2,5% di azionariato su IREN, però IREN è 51% pubblico, quindi sostanzialmente i comuni e la città metropolitana si possono mettere d'accordo per avere un'influenza e far pesare quel 51% in consiglio di amministrazione. Sbaglio? No, il nostro parola di città metropolitana, come ti chiami? Non lo so. Sergio mi ha chiesto qual è la posizione della città metropolitana. La città metropolitana su questo tema non ha una posizione. Il 2,5% è normato da un patto parasociale. Non vi starei ad annoiare con insomma, i contenuti di legge, e di conseguenza noi non abbiamo neanche un membro espresso direttamente dall'ente nel consiglio di amministrazione, ma lo concordiamo sempre con la città di Torino tramite questo patto parasociale. Punto. Grazie. Vabbè, noi eravamo venuti qua alla città metropolitana perché Lo Russo ci aveva detto sotto il comune: ah no, ma qua ognuno sindaco è per sé, e quindi abbiamo pensato di riunire tutto in un mazzo e venire alla città metropolitana a chiedere a Lo Russo, come sindaco della città di metropolitana, di darci delle risposte. Darci delle risposte che noi in parte ci siamo dati con il nostro opuscolo informativo sul teleriscaldamento. È stato un duro lavoro perché ognuno di noi sapeva solo che doveva andare a pagare queste bollette che diventavano sempre più care, e quindi abbiamo chiesto il 5 marzo, con la nostra prima petizione, soluzioni al sindaco Lo Russo, che ha mandato a prendere la petizione l'assessora Foglietta sotto la direzione di IREN. Che IREN, come al solito, non si fa mai vedere, neanche lì la prima volta, e tutte le altre 4 volte che ci siamo andati non si sono mai fatti vedere. Adesso, pochi giorni fa, hanno risposto alla nostra autosospensione pagamenti delle bollette del teleriscaldamento, oltre i 40 giorni che avevano di tempo per rispondere, e ci hanno detto che non c'è nessun problema, che va bene così, che le bollette sono giuste, non si sono sbagliati, e quindi di continuare a pagare, che però loro ci possono venire incontro dilazionando il pagamento, visto che siamo rimasti indietro di qualche mese. Oltretutto, adesso ARERA ha concluso il suo studio informativo conoscitivo sul teleriscaldamento e ha riscontrato delle criticità. Quando l'autorità per l'energia si pronuncia con la parola criticità, vuol dire uguale speculazione. E quindi, visto che adesso non c'era mai stata una tariffa per il teleriscaldamento, è già dal 2014 che varie associazioni e compagnia bella di teleriscaldati e non teleriscaldati gli chiedevano ad ARERA di mettere una tariffa, di esprimersi con una tariffa sul teleriscaldamento, e adesso con questa bolla speculativa sul gas a cui
tutti i produttori e fornitori di teleriscaldamento ci sono andati su dietro, perché la legge glielo consente, gli dà la facoltà di usare il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, cioè alla borsa di Amsterdam, non a quello che la pagano loro, cioè la speculazione, gli consente di usare il prezzo speculativo della borsa di Amsterdam, perché quello è il prezzo di riferimento per l'Europa, e di farci le bollette. Poi se loro lo consumano questo gas, o non lo consumano, che fra l'altro non consumano neanche il 20% di gas per il teleriscaldamento, dato che la maggior parte di questa energia è cascame termico prodotto dalla cogenerazione. Quindi io adesso do al vice sindaco Suppo questo opuscolo, così si fa anche lui due idee come ce le siamo fatte noi, e però il problema non si risolve qua, e quindi... E dovremmo, non lo so, dovremmo andare a fare una visita a Stefano Lorusso a Palazzo di Città, visto che non si è scomodato a venire qua. È un problema perché a noi ci arrivano tutti i mesi, e prima solo ai forfettari gli arrivavano 12 bollette all'anno, ma adesso anche chi è a consumo, appunto per questa speculazione, questi prezzi che sono esplosi, ci sono preventivi per la stagione in corso di 8.000 euro per singola abitazione, cioè 8.000 euro sono 1.200 euro giù di lì per un mese di riscaldamento, cioè io non lo so con cosa ci riempiono i termosifoni, con l'acqua o con, non lo so, l'oro, non penso. Quindi è un problema che noi rimandiamo alla politica, perché è la politica che si deve prendere come carico, bravo, si deve prendere carico di questo, perché se no a cosa serve andare a votare? Non serve proprio a niente. Quindi la politica in questo caso ha il potere, ha l'autorità di stabilire un punto a questo. Perché non è vero che ci vengono a dire siamo solo un ente locale, non è vero. Il sindaco, in mancanza di una tariffa da parte dell'autorità sull'energia, ha il potere di dire a Iren, adesso invece costa così, adesso lo fai pagare quello che consumi, è un 5% di guadagno per te. Questo dovrebbe fare un sindaco per i suoi cittadini, ma invece no, si preoccupa delle azioni di Iren. Poverini. Scusate, sì, la faccio velocissima, io sono di Grugliasco. Volevo riprendere gli esiti di questa indagine avviata sul teleriscaldamento di Arera, che consiglio di leggere attentamente, perché Arera stessa parla di iniquità del prezzo del teleriscaldamento, perché analizzando le tariffe applicate in tutta Italia si sono scoperti casi in cui addirittura la tariffa del teleriscaldamento è più elevata di quella che è il costo evitato. Il costo evitato è quello che costerebbe come riscaldamento la caldaia a gas, ok? Quindi ci sono stati ampi margini di rivalorizzazione del capitale, dei profitti, che non corrispondono ai costi. Tra l'altro l'iniquità tratta anche il fatto che la produzione di teleriscaldamento non è tutta legata al gas, nel senso che l'alimentazione del teleriscaldamento avviene con altre fonti. Da noi a Grugliasco l'80% dei teleriscaldati è teleriscaldato tramite l'inceneritore, e quindi i cittadini pagano già la tariffa di smaltimento dei rifiuti con cui si recupera il calore e si porta il teleriscaldamento nelle case. A questo punto Arera ha inviato al Parlamento l'esito della sua indagine, perché occorre determinare
la tariffa in modo congruo, andando ad analizzare quelli che sono i costi di produzione, con una valorizzazione del capitale adeguata, ma non con una tariffa che è veramente iniqua e che ha determinato una divaricazione che non corrisponde ad aumenti dei costi variabili per la produzione del teleriscaldamento. Prima cosa la tariffa, secondo luogo i distacchi. Il sindaco metropolitano di Torino deve sapere che a Grugliasco, a Nichelino, a Torino ci sono famiglie distaccate. Su questo occorre una posizione ben precisa da parte della politica. Dove sono le politiche sociali? Se una famiglia perde il lavoro o non ha un reddito adeguato per pagare bollette esose, occorre che qualcuno intervenga. Non è giusto distaccare intere palazzine e lasciare al freddo persone ammalate, disabili e bambini. Tra l'altro adesso per fortuna abbiamo temperature miti, ma con l'arrivo del freddo rigido sui distacchi noi vogliamo che ci sia una posizione. Noi siamo andati a visitare le famiglie di questi palazzi distaccati, non abbiamo mai visto l'intervento di un assessore o di un assessorato alle politiche sociali. Mi sembra un po' un disinteresse che dimostra un'insensibilità che è inopportuna, direi. Ok, grazie. Solo una chiosa e poi vi devo salutare. Vorrei evitare un fraintendimento, ok? Cioè, io comprendo molto bene la situazione che state vivendo, non perché sono un teleriscaldato, ok? Perché io abito in Valle di Susa, un posto dove mediamente fa un po' più freddo che in città, ma le bollette aumentate le riceviamo anche noi, nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei nostri edifici pubblici, ok? Il problema è il portafoglio, assolutamente signora, ma non pensi che i portafogli degli enti locali siano molto più gonfi di quelli di altre situazioni? Perché è una speculazione, come è stata detta, giustamente, che sta colpendo a 360 gradi tutto il comparto produttivo, il comparto delle famiglie, gli enti locali. Noi abbiamo la responsabilità di riscaldare, illuminare le scuole superiori. E non nego che stiamo facendo fatica a trovare i soldi nel nostro bilancio per garantire ai nostri ragazzi di svolgere delle lezioni in un clima, no, ambientale che sia dignitoso. Quindi concordo quando viene detto che è responsabilità della politica trovare delle soluzioni, e il problema vostro è figlio del fatto che nel primo decreto aiuti questa vicenda del teleriscaldamento non è stata citata, e di conseguenza si è creato anche un vulnus un po' particolare alla quale poi dovevano mettere mano le singole realtà locali. Singole realtà locali che, lo segnalo, sono nuovamente, lo segnalo, in grandissima difficoltà, perché anche loro subiscono il rincaro dell'energia, ok? Quindi quello che vi volevo semplicemente dire è che la mia presenza qui questa sera è per ricevere documenti, per ascoltare e per farmi da tramite con il sindaco, perché la città metropolitana non ha la competenza specifica su questo tema, è un ente di secondo livello. L'esperienza che mi ha descritto, signora, la condivido, nel senso che quando c'è un problema di questo tipo bisogna far intervenire l'assessore alle politiche sociali. Segnalo che la città metropolitana non ha questo tipo di deleghe e di competenza, ha un assessore che si occupa di queste cose, ma non ha una competenza specifica. Quindi l'invito che vi faccio e l'impegno che mi prendo anche io è quello di, da parte vostra, contattate le amministrazioni locali dei vostri territori. Io manderò una comunicazione, ci occupiamo di scriverla e la mandiamo ai comuni dell'Interland, e ci facciamo tramite con il sindaco Lo Russo di veicolare i documenti che mi avete lasciato, e vediamo se questa situazione in qualche maniera può essere sbloccata. Se, ecco Carla, se si vuole possiamo anche organizzare un incontro coordinato insieme, e perché no, ok? Scusi, ma per me comunque è inconcepibile che la città metropolitana, lei in quanto rappresentante, venga qua e dica che non hanno una posizione netta sul problema del teleriscaldamento. Cosa vuol dire quindi? Che allora che la città metropolitana va bene che siano aumentati del 300% le bollette del teleriscaldamento? O non vogliono prendere parola su questo?
L'altra cosa è sulla questione dei distacchi. Il riscaldamento è un bene di prima necessità. Non possiamo lasciare le famiglie senza il riscaldamento. Non possiamo andare a distaccare dove ci sono dei debiti e a distaccare il riscaldamento. Perché se vedevamo una bolletta da 100, 50, 70 euro al mese, adesso la vediamo da 200, se le persone non riescono a pagare, devono avere comunque diritto a essere riscaldate. Quindi la città metropolitana oggi per noi, anche se non ha le deleghe in questione, tutto quello che volete, per noi oggi la città metropolitana deve uscire col fatto che dica: uno, l'aumento del teleriscaldamento è inconcepibile, sono tutte speculazioni e come città metropolitana siamo contro queste speculazioni. Due, a Torino e in tutti i comuni dove agisce la città metropolitana non ci devono essere più distacchi nelle case che non riescono a pagare il riscaldamento. Questo deve dire la città metropolitana, non che non ha una posizione in merito. Io le chiederei, prima di andare via, di prendere una posizione su queste due cose: i distacchi e l'aumento del teleriscaldamento. Forse non è chiaro. Non è competenza dell'ente che io in questo momento sto rappresentando, perché le posizioni non si assumono con le chiacchiere, si assumono con gli atti ufficiali, con le determine, con le delibere. Non è una nostra competenza specifica. Un invito ai comuni è quello che ho detto prima. Se per lei sono chiacchiere, questo però non è un problema mio, nel senso che lei viene qua a dire la città metropolitana deve dire e deve fare, forse perché è l'unico ente che l'ha incontrata, perché mi è sembrato che avete ricevuto parecchie porte in faccia. Quindi quindi direi che probabilmente in questa fase, no, io ribadisco, disponibile a interloquire con i sindaci, col comune, a, come diceva la signora, a farsi carico anche di proporre degli atti, eccetera. Le politiche energetiche c'è anche qui. Noi non abbiamo, allora, l'albo pretorio è pubblico, l'ambiente e il controllo sul ciclo dei rifiuti sono un'altra partita, l'albo pretorio è pubblico, andate a cercare se c'è un atto dove città metropolitana impone la chiusura dei riscaldamenti. Se lo trovate me lo fate sapere, perché non l'ho firmato io e io oggi non lo so, ok? Signora, sono perfettamente d'accordo, infatti sono qui per questo e vi sto dicendo, se c'è una necessità di farmi tramite con i comuni e con le istituzioni di Torino e dell'Interland dove c'è questo problema, io sono qui, altrimenti sarei da un'altra parte, non ho difficoltà a espormi. Quando mi si dice adesso si esce perché la città metropolitana deve dire e deve fare, la città metropolitana non si fa dettare la linea dal primo che passa, innanzitutto. Due, proviamo a costruire insieme un percorso che provi a risolvere un problema che, ripeto, è di tutti, ok? Allora aspettiamo che lei si faccia promotore di questo invito. C'è un altro problema. C'è un altro grave problema sul problema dei distacchi, è che Iren dà il distacco, anche se c'è una morosità di poche centinaia di euro, perché tutta quanta la bolletta passa attraverso all'amministrazione e non più ricevi la bolletta individuale, ma passa attraverso condominio. Questa è un'altra ingiustizia, perché il teleriscaldamento è un'utenza a pari di luce e gas, quindi la bolletta deve essere individuale. Non si può scaricare la morosità di due condomini su tutto il condominio. E allora, appunto, e questa è una cosa assolutamente da togliere di mezzo, perché un conto, se c'è la caldaia centralizzata a gas, allora sì, l'amministratore si deve fare carico di ripartire i costi, ma in questo caso nel teleriscaldamento l'amministratore non c'entra una beata niente proprio, e deve essere IREN che si prende in carico la lettura e mandare le bollette a casa degli utenti, perché assolutamente è un'utenza, non è un problema condominiale, questa è un'utenza, gira per tutta la città, quindi IREN si deve prendere il carico delle bollette e delle letture, che poi oltretutto il teleriscaldamento a consumo è un'altra baggianata, è sempre stato forfettario a metro cubo abitativo, perché quest'acqua gira e rigira.
e quindi deve essere di nuovo così, come è stato detto nel 1980 con quel referendum con cui ha sancito che Torino è diventata la città più teleriscaldata d'Europa, e si diceva adesso facciamo la rete, costa soldi, ma in un futuro pagheremo un forfè basso. Il futuro è oggi e abbiamo dei consumi di 8.000 euro a stagione per stare al freddo.